grande evento è ciò che il governo decide essere grande evento, tutto qui. Perfetto. Così come lo stato di emergenza, che è precondizione per fare le ordinanze e per agire con questi poteri dittatoriali assoluti, è ciò che il governo ritiene sia emergenza. Non sono solo i grandi eventi. Se io decido che è emergenza qualsiasi cosa, dichiaro l'emergenza per qualsiasi cosa, per cui diventa emergenza il traffico. In molte città italiane, Roma, Napoli, Milano, Catania, addirittura Venezia, traffico di gondole, lo stato di calamità naturale, traffico di gondole, esatto. Il sistema è questo. Una volta dichiarato lo stato di emergenza, Guido Bertolaso, su proposta di Silvio Berlusconi, firma un'ordinanza nella quale dice che Tizio è nominato commissario straordinario in questo territorio per risolvere questa emergenza, il quale può agire in deroga a queste norme. E specificano una per una le norme. Quindi l'ordinanza è uno strumento che c'è sempre stato. Perché a un certo punto si inveisce contro questo Berlusconi? Perché nessuno mai ha utilizzato, nessun presidente del Consiglio ha mai utilizzato così sfacciatamente questo potere dell'ordinanza. Nessuno mai ha giocato sulla pelle dei morti, nessuno mai ha giocato sulle emergenze reali delle catastrofi di calamità.